Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Siphon Filter 3 perché dobbiamo continuare le missioni di Teresa. Adesso ci troviamo praticamente nel Paradise Ridge, in Montana, complesso della milizia Octon. Deposizione di Teresa dal verbale del congresso. Quando vidi i governativi uccidere Earl Octon a sangue freddo, la mia visione delle cose cambiò. Ero un ufficiale addestrato a far rispettare la legge e ora mi trovo lì, in mezzo a una cospirazione contro la legge. Mi fece pensare alle mie origini, quando i miei antenati erano stati raggirati e uccisi in nome della civilizzazione. La situazione si complicò velocemente. Non avrei mai ucciso la famiglia Octon o i suoi seguaci, né avrei ucciso gli agenti ATF, innocenti come me. Ma quel posto si stava riempiendo di NSA che fingevano di essere dell'FBI, e avevo visto ciò di cui erano capaci. Non preoccuparti, ti troverò. Esatto, quindi un altro degli agenti praticamente catturato. Morte scriptata. Qua purtroppo non ci possiamo fare niente. Oddio. Ma dai, avevo appena preso il giubbotto. Aspetta. Vaffanculo. Niente, non sono riuscito a salvare. Vabbè, qua almeno ne ho un po' di più. Ma che cazzo? Madonna mia, ogni volta va. Che non spara. Madonna che fastidio, ma non ne avete idea. Oddio. Ok, ne approfittiamo. Ah no, vabbè, qui niente, rip. Cioè, è comoda sta funzione di poter riavvolgere il nastro. Ok, ora qui c'era appunto il buco da dove dovevo calarmi. Ora io qua in teoria, se riesco a calibrarmi bene. No! Riesco praticamente a colpirli entrambi alla testa. Esatto. Come ti senti, mister? Sono Floyd. Un po' confuso, ma mi riprenderò. Ascolta, Floyd. Octon è morto e la sua famiglia è in pericolo. Sono qui per tirarli fuori. Sai dove si trovano? Prima erano in casa, ma se Dusty è furbo come credo, ha probabilmente portato Debbie al bunker. Ottimo. Come ci arrivo? C'è un condotto là nell'angolo. Ti condurrà al magazzino. Da lì non è difficile trovare la strada. Vedete, queste sono ovviamente informazioni importanti che si ricevono col fatto di aver salvato questo tizio. Infatti, se prima l'avessero ucciso, ovviamente non le avrei avute queste informazioni. Tra l'altro, anzi, strano che non mi abbia detto missione fallita, tipo una cosa del genere, perché mi ricordavo che ci fosse il parametro di missione fallita in Soldato questo caso. Silvers, qui è il tenente Brown. Qui Silvers, rapporto soldato. Il magazzino è sicuro, ma quei bastardi hanno fatto fuori il tenente Pippin. Notizie dei dati del satellite? Negativo, signore. Abbiamo ancora molto da controllare. Non muoverti da lì, soldato. Sto arrivando. E qui ovviamente possiamo ascoltare anche delle intercettazioni. Oddio. Poi io non capisco perché a volte ho il mio fucile che praticamente spara due colpi, si ferma, si inceppa tipo. No, lo sapevo io che. Dove sono quei dati? Lì a Octon. Lasciateci andare, non abbiamo fatto niente. Octon è morto, dimmi dove li ha nascosti. Floyd, probabilmente li ha lui.
No! Non abbiamo fatto niente. Octon è morto. Perfetto. Ci hai salvato la vita, grazie. Ho bisogno del vostro aiuto. Cerco i dati che il vostro gruppo ha rubato dal satellite fuori uso. Mi pare che Floyd abbia detto di averli nascosti in una testa di cervo. Lo sapevo che erano guai. Ti prego, lasciaci andare via di qui. Abbiamo catturato uno dei vostri agenti mentre curiosava intorno al campo. Avete trovato l'agente Kelly? Sta bene, dove posso trovarlo? L'abbiamo solo maltrattato un po' e lasciato sotto le scale vicino al pozzo appena prima di essere catturati. Ok, ora via di qui finché è possibile. Esatto, altre informazioni che qua in questo caso sono utili sia per trovare la gente sia per trovare anche i dati che ci servono. Per questo è importante non farli morire. Hai trovato i dati del satellite? Non sono in questo magazzino, sospetto siano da qualche parte nel complesso sud. Il tenente Queen è al complesso sud in questo momento. Incontrati con lui e trovate questi dati. Io rimarrò qui e terrò d'occhio la zona. Manda Kennedy e Zanni qui per un po' di supporto. Sì, signore. Logan, mi senti? Qui è Laipan. Ti ricevo. Ho trovato Silvers, cosa devo fare? Prendi il segnalatore che ti ho dato e trova un modo per attaccarlo su di lui. Ma fai attenzione, non bisogna farlo insospettire. Pensi di riuscirci? Consideralo fatto. Esatto, adesso noi dobbiamo prenderlo alle spalle. Dobbiamo prenderlo alle spalle e praticamente mettergli il segnalatore addosso. Eccolo, vedete? Agente Steinkraus, hai trovato i dati? Non ancora, signore. Sto interrogando uno dei familiari del Capitano Octon. Farò rapporto più tardi. Perfetto. Qui l'agente Queen, signore. Debbie e Dusty Weaver sono stati visti dirigersi verso il bunker. Circondate quel bunker. Io arrivo subito. Lipan, mi ricevi? Ho piazzato il segnalatore. Ottimo lavoro. Ricevo un forte segnale. Ora muovi il culo da lì finché sei in tempo. Non ho ancora finito. D'accordo, chiudo. Vedi, e praticamente adesso Teresa sta collaborando comunque con Gabriel Logan, con Gabe. Anche perché comunque lui gli ha salvato la vita e ha capito che in realtà in questo caso i federali non si stanno comportando, diciamo, benissimo. Quindi stiamo praticamente sistemando le cose, ecco, mettiamola così, nella via legale, se così si può dire. Allora, qui dovrebbe esserci il pozzo, dove si trova praticamente l'agente Kelly, che si trova qua, vedete? Qui c'è il pozzo e qui c'è... Teresa, sei tu? Kelly? Sì, slegami. Andiamocene da questo posto. Ah sì, perché è vero, ora arrivavano per fare l'imboscata. Dove stai andando? Usciamo di qui. Non posso, devo portare in salvo la famiglia di Octon. Ma non voglio coinvolgerti in questo casino. Ok, abbi cura di te, Teresa. Ed è lui subito se n'è andato a dire: no dai, vengo con te, ti do una mano. Niente. Proprio me ne frega un cazzo. Jeb, fermati lì e mettiti in ginocchio se vuoi vivere. Hai 10 secondi prima che ti faccia saltare la testa. Chi sei? E perché state cercando di ucciderci? Sono dell'ATF. Non sono qui per uccidervi. Sto solo cercando di far uscire viva da qui la famiglia di Octon. George, deve essere quella che ha salvato Uriah vicino al magazzino. Sorry, madam. Usciamo. Forniremo loro 3 bersagli invece di 1. Andiamo. Vedete? Aver salvato il tizio al magazzino, che non è morto, ci ha permesso comunque di essere credute più facilmente. Vedete, queste sono piccole... Vai dietro e coprici.
piccole chicche. Sono delle piccole chicche che si vedono all'interno del gioco. Aia! Sì, qui praticamente adesso è una guerriglia. Aia! Aia! Ah, sì, qua ci sono pure quelli incappucciati. Che non mi credono e mi sparano. Sì, ok, quindi qua è meglio scappare e basta. Sì, è inutile combattere qua. Oddio, mi sono chiuso. Ah no, qua. Ecco, qui c'è la testa di cervo. Dove ci sono i dati del satellite. Sto per uscire, copritemi. 3, 2, 1. Qui hanno tutte le giacche antiproiettile, quindi inutile combattere, a meno che non si voglia... Oddio. Perfetto. Ma eppure... vabbè, madonna mia. Mi hanno completamente trivellato. Ma poi... Minchia, subito, con un colpo mi sciottano. Niente, l'altra volta, energia. Oh, Dio mio. Capisco che la 45 è forte, però... E ora qua sotto il materasso c'è l'ingresso per il sotterraneo. Va bene. Detto questo, sì, abbiamo fatto una buona registrazione, quindi ci becchiamo con la prossima missione. Bye bye.